Che gli animi all'interno della maggioranza fossero tesi e l'armonia non regnasse sovrana, era facile intuirlo dopo l'esito elettorale del 31 maggio e del 14 giugno. Qualche spiffero era uscito all'esterno delle sedie di via Pistocchi e di via Cavour, su liti che hanno accompagnato i giorni successivi alla risicata vittoria alle elezioni. Diversi i motivi del contendere, dalla gestione politica che ha portato alla perdita costante di voti lungo gli anni, a ovviamente la scelta della nuova giunta, fino alla proposta del nuovo Presidente del Consiglio, che si sarebbe dovuto votare ieri. Due le principali candidature uscite sulla stampa in questi giorni, il presidente uscente Luca De Tollis e il giovane Nicola Bosi, che ieri ha presieduto il primo consiglio comunale, il consigliere ad aver ottenuto maggiori voti il 31 maggio. Outsider, qualche figura della minoranza PD che ben si era contraddistinta al primo turno elettorale. Dall'altra parte, la Lega Nord aveva chiesto di lasciare la presidenza alla minoranza come segno distensivo degli animi, ma soprattutto come segno di riconoscimento dell'andamento delle votazioni che hanno visto la coalizione Malpezzi trionfare per pochi voti e 3 cittadini su 4 non votare per il sindaco vincente. Proposta comunque rimasta inascoltata dalla maggioranza che ieri si è presentata all'elezione del presidente dopo una discussione interna con un unico chiaro candidato da votare, Luca De Tollis, che nel caso di elezione sarebbe stato il primo presidente del Consiglio Comunale riconfermato a Faenza fra una legislatura e l'altra. Votare scheda bianca invece la strategia scelta dalla minoranza. 16 i voti minimi necessari per eleggere il presidente, i 2/3 dell'Assemblea. 16 i voti a disposizione della maggioranza, i 15 consiglieri più il sindaco Malpezzi, contro i 9 voti a disposizione dell'opposizione. Ma al termine dell'elezione, a scrutinio segreto, è arrivata la sorpresa. 15 voti a De Tollis e 10 schede bianche. Dalla maggioranza qualcuno ha giocato un tiro mancino che tuttavia ha confermato, o usando il lessico gergale, ha messo in piazza i dissapori all'interno della coalizione PD, La tua Faenza e Insieme per cambiare. Un incidente di percorso si potrebbe minimizzare, oppure un chiaro avvertimento al partito e a Malpezzi stesso, il quale, quando gli è stato comunicato l'esito del voto, non ha nascosto la propria stizza per la condotta della coalizione che dovrebbe sostenerlo. Ha scosso la testa in segno di disapprovazione e, irritato, ha comunicato il risultato al vice sindaco Isola e all'assessore Zivieri, seduti gli accanto. Poi, torvo, si è soffermato a lungo a scrutare i consiglieri di maggioranza, quasi a voler cercare con lo sguardo il responsabile della mancata elezione. La coalizione a sostegno del sindaco e della giunta rischia quindi fortemente di non essere unita. Battitori liberi potrebbero distaccarsi dal volere comune in ogni momento, se lo volessero o se lo ritenessero opportuno. Difficile che questo possa accadere su questioni importanti, ma il segnale voluto mandare a Malpezzi sembra proprio essere di questo tenore. Non proprio l'inizio positivo per la nuova amministrazione Manfreda, che rischia quindi di poggiare su delle fondamenta non perfettamente stabili. L'elezione del presidente e di conseguenza del vicepresidente del Consiglio è rimandata ad una nuova riunione del Consiglio da convocare entro una settimana, con la maggioranza che nuovamente rischia di dover scendere a patti più che mai forzati fra le sue diverse anime. Patti che tuttavia era necessario fossero ben chiari e saldi già ieri sera per evitare di mettere in scena quanto accaduto proprio di fronte a problemi ben più importanti come gli operai della CISA che erano venuti a presenziare il primo consiglio comunale e perché nel periodo particolare in cui si trova Faenza oggi c'è bisogno di una forza di governo solida ed efficace. Federico Lega per Faenza Web TV.